Buonasera Nicola Mucci. Buonasera, buonasera. Sarebbe il frontman degli U-Extra? Sì, il frontman, farei meglio essere il backline, però insomma mettono davanti e faccio il frontman, sì. Avete appena finito di suonare, a fianco a te c'è un personaggio interessante. Sì, diciamo che da stasera lo vorremmo assumere come mascotte del gruppo. Il nostro amatissimo Baggio qui. Baggio, perché vediamo lui è proprio. Sì, col codino. Dichiarato dalle 4 via 9 amico ufficialmente. Mario Baggio. Amico Mario Baggio. Pilastro delle 4 via 9. Senti, Baggio e Nicola, noi vediamo qui sullo sfondo un tricolore, questa sera invece. Tricolore purtroppo lo abbiamo lasciato nemmeno alle qualificazioni. Avremmo voluto seguire in tanti questo mondiale, ma. Purtroppo ci siamo fermati quando la squadra non gira, è meglio ritirarsi, insomma. Nicola, cosa che noi sappiamo, insomma, abbiamo anche sperimentato. Vi siete ritirati, però poi siete risorti. Noi più che ritirati ci siamo un po' appiccicati, perché non possiamo stare molto vicini, essendo colla non ci dobbiamo seccare. Senti, stasera c'è stato qualcosa di nuovo, perché c'è una formazione nuova con due donne. Sì, assolutamente. Quindi non vi possono accusare di misoginia, sessismo. No, nessuna... no, assolutamente. Diciamo che quindi noi... cade una di queste accuse sugli extra. Sì, ha girato anche questo quando facevamo dei pezzi che potevano sembrare sessisti, tipo mi piacciono le sbarbine, no, che non sono nostri ovviamente. Anche Nuvenia Poker. Nuvenia Poker, il cui vero senso forse ancora si dovrà scoprire col tempo. No, adesso finalmente noi abbiamo fondato il gruppo soprattutto per un motivo, per acchiappare più donne, insomma. E, però siccome non ci riusciva, almeno adesso le abbiamo messe a suonare e vedo che con... sento che con buoni frutti, una ottima voce, un'ottima tastiera. Michela e Mimma, due brave ragazze. Sì. Nicola, voi siete, tu sei un avvocato, no? Sì, sono un avvocato quasi pentito, ma insomma ancora un avvocato. Sportivo. Avvocato sportivo, ecco. Bravo, sì. Avvocato sportivo. Sì. Aperti sì. A tutti. Sì. Baggio è. Cavolo. Senti, Baggio e Nicola, chiudiamo in un'altra maniera, diciamo domani 27 giugno, una giornata importante. Noi è una giornata importante per noi. Perché? Amici, che per la 4 via 9 è una cosa troppo importante. Perché domani è l'anniversario. Un anniversario di un grande nostro amico. Sarebbe stato il compleanno di Piero Rioffredi. Bravo, sì. Sì, esattamente. Non volevo dirlo, ma è così purtroppo. E a noi ci sta troppo a cuore. A me penso anche a tu. Che ricordo avete di Piero? Un amico prima di tutto, e poi una persona eclettica, una persona dotata non solo un bravo organizzatore, ma anche uno showman. Bravo. Era uno showman, sapeva attirare l'attenzione, aveva un carisma che insomma non è da tutti. Personaggio, lo sai, quei personaggi che come li vedi basta che mettono un cappello già fanno ridere, basta che fanno una smorfia già ti fanno ridere, che ti sanno, insomma. Baggio, quante ne avete fatte qui con qua Piero? Ne abbiamo fatte, ti posso garantire che in una settimana lui passava minimo 4 volte qua, 4 serate, ma lunghe, finivano alle 3, alle 4 la mattina, sempre, ogni settimana. Ci manca Piero, eh? Mi manca. Manca. Posso garantire che mi manca. Vabbè, ma... e si vede, penso. Invece qui alle 4 via 9 si continua fino alla fine dei mondiali, perché i mondiali stanno continuando. Sì, noi si continua per i mondiali, qua, giusto perché è aperto questo titolo ormai che Settimio ha fatto un mese di mondialito qua, sperando che certo. Male per l'Italia, però. Però si va avanti in maniera convinta. Per tutto il team che abbiamo organizzato. E vanno avanti anche gli U-Extra, Nicola? Gli U-Extra, sì. Nonostante adesso... qualche defiance che poi insomma fa parte della vostra... Sì, qualche defiance. Noi senza defiance e senza qualche caduta di stile non riusciamo a essere gli U-Extra. Ma niente, adesso continuiamo, abbiamo le prove, poi faremo presto un altro live tra 3 settimane. Una località segretissima e... così insomma meno pubblico, meno meglio no scherzo. E poi altro niente, volevo solo ribadire una cosa: bisogna dare un applauso a Settimio e ai Maddalena che si stanno prodigando, che hanno investito in questo.
Ragazzi, però bisogna che veniate, almeno quando c'è qualcosa, venite a trovarli, consumate una pizza che è stata sempre buona alle 4:09. Insomma, supportiamo anche chi si impegna e investe per la musica e per altre cose. Va bene. Grazie e buona serata, ragazzi. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao.